Siamo tornati qua a Via Gioberti anche per capire la situazione della signora. È una delle cose che ci preme di più. Bisogna verificare di volta in volta, visto che ha cambiato posto, visto che sta in una via estremamente commerciale. Oggi con me ci sono Massimo e Fabrizio. Visto che me lo chiedete sempre, li presento. Loro sono due addetti alla security, professionisti, nonché titolari di un'azienda che è la Colosseum. E mi accompagnano qui nella stazione perché, essendo esperti di sicurezza, riescono, nel caso ci dovessero essere problemi, a placare le situazioni e permetterci di girare senza problemi. E poi vabbè, sono pure due amici, ci fa piacere che vengano in giro con noi. Mo al di là del fatto che sono grossi ed è difficile che qualcuno più che altro possa far cadere velina, importunarla eccetera, a questo punto verifichiamo insieme la situazione della signora che è proprio qui accanto a me. È migliorata, devo essere sincero, sta comunque su una cassetta mentre prima era a terra, ha trovato già una dimensione, usa il palo per limite, c'ha un motorino dall'altra parte che oggi è questo, domani sarà un altro. La sua situazione è più ordinata, però che cosa è cambiato? Che rispetto a quando stava prima sul marciapiede, lì era una zona isolata, perciò lei viveva in questa sua micro isola tranquilla, senza problemi. Adesso qui sta sotto gli occhi di tutti, ma davanti a attività commerciali, davanti a negozi, davanti a gente che gli parcheggia, turisti ovunque chiedono: ma perché sta signora sta qua? E quello che c'è da capire, ciao, si vuole lasciare questa signora anziana sempre qui? Si può intervenire in qualche modo? Si possono chiamare servizi sociali? Sinceramente è anche difficile avvicinarla, che lei non vuole neanche accettare l'aiuto di nessuno, si è chiusa proprio in un mondo tutto suo. Tu che vivi qui, praticamente stai sempre qua, mi hai detto che ieri hai visto la signora che quando pioveva è rimasta lì a prendere l'acqua. Sì, no, ha aperto l'ombrello. Non ha manco aperto l'ombrello. Niente. Nessuno non viene per parlare con lei, come stai, mangiato qualcosa, niente. Cioè nessuno ci riesce a parlare? Niente. Ma neanche voi che vivete nella stessa condizione? Io quando vede lei fa soldi qua, come io lavoro, dà lei 5 euro, 3 euro per qualcosa. E li prende i soldi lei? No. Ah, non prende i soldi? Dai lei 5 euro adesso, lei dice no. Lo so, ci ho provato pure io. Solo prende mangiare. Io gli ho provato a dare 20 euro una volta, non li ha voluti. Non voglio soldi lei. E come fa? Non va al bagno. Il mangiare lo prende se io lo lascio lì vicino. Quando piove si prende l'acqua, quando fa freddo si prende il freddo. Sì, non, lei non c'è coperta, solo quello... Ma non c'ha manco il letto lei, no, dove dorme? Niente. In questo momento sta sotto gli occhi di tutti. Ma nessuno non guarda lei, perché non lo so perché. Ma poi non fa nulla, vedi, sta con la testa abbassata, non fa nulla neanche. Può far vedere lei un po'. Io voglio andare a dare soldi per lei 5 euro ieri. Io ho detto no, vai via. C'ha ha portato paura. Qualcosa di mangiare, l'ha stato là. E se l'hai mangiato? Allora poi non lo so, l'hai mangiato o no? Non lo sai se l'ha mangiato o no? Non lo so. Cioè, lei si starebbe lasciando morire volendo, perché acqua c'è una bottiglia, mangiare non lo vedo, freddo c'è, pioggia c'è, smog tutto il giorno. Sì, lei la notte sta così. No, 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 anche ah, l'hai vista la notte? Sì, io qua tutta notte. Cioè, lei sta rannicchiata. Normale, la mattina è freddo? Ma non si sdraia? No. Io non ho visto lei cammina. Non l'hai mai vista camminare? No. 5 cioè, metri io non visto. Ma io pure devo dire la verità, io però pensavo che essendo stato poco io magari si alza, invece no, non ha mai camminato. No, ho visto lei anche dopo per il bagno. Neanche andare al bagno. Forse se la fa pure addosso. Dall'odore sì. Sì, sicuramente è più disorientata di prima. Ha perso tutte le protezioni, ha perso tutti i suoi bagagli, perché ormai c'è una scatola e una cassetta, cioè. Non parla con nessuno, non parla con nessuno, parla con lei. Non guarda nessuno, non vede neanche il cielo, la strada è catatonica. Sì. Cioè, adesso per capirci, voi mi dovete dire se si può lasciare una persona lì 24 ore su 24 che non si muove, non guarda. In una settimana io non ho visto lei camminare 5 metri. In una settimana metri. Non l'hai vista 5 camminare metri 5 metri. Le giuro. Non l'hai mai vista alzarsi. No. C'è motivo per arrivare a mezza strada. Allora, succede il colpo di la droga o succede il colpo di problemi? Le famiglie. Perché ci sono persone che sono arrivate lontani. Cioè un altro paese, un'altra cultura e noi siamo Italia. Allora deve essere più sveglio e se è anziana comunque che possa dire che servi proprio, è una persona come è morta. È come se fosse morta. Ma infatti... Non è la prima persona, io lo conosco da più di 6 persone che sono morti da qua. Cioè fisicamente, anche mentalità, anche problemi la droga. Ecco. Lei si sta lasciando morire, esatto, brava, hai sintetizzato il pensiero che c'avevo io. Vedi, lui adesso sta cercando di parlargli, ma neanche la vede. Noi abbiamo persone destinate a morire abbandonate a loro stesse. E mi dispiace per lei.
è un'anziana pure. Infatti servirebbe che arrivassero le forze dell'ordine, la identificassero. Freddo, adesso arriverà il freddo, la più. Pioggia e tutto, e lei starà là sotto così. 99% che stanno prendendo tutti i crack, pure i ragazzini, Io ho 28 anni, raga, quasi. Ma ragazzini, pure i ragazzi che perché, c'hanno 20 perché anni. È facile da assumere, costa poco, ti dà subito a sua fazione, a botta. E lo vedi pure diavolo. A me mi hanno detto pure mezza strada, io l'ho visto diavolo. E che c'è vista diavolo? È un crack. Qui si fondono turisti e predatori in alcuni casi. Però è l'unico punto dove non migliora mai, cioè rispetto a magari altre parti che... Sai cos'è? Dipende molto da, anche secondo me, dai ristoratori. Cioè il ristoratore deve essere sempre attento che non succeda qualcosa al cliente. Perciò tu c'hai una sorta di sicurezza privata fino a un certo punto, poi vai più avanti, non ci sta più perché quel locale lì se ne frega e gli interessa solo che ci sia gente che spende, beve, capito? Pure quei pochi spicci che gli sono rimasti. Ciao! L'Italia è la mamma di tutti gli stranieri. Sì, è vero. È vero. È vero. La L'Italia libertà, è la mamma di tutti gli stranieri. Anche a Tunisia, la libertà. Anche tu. Sotto e sopra. Perché tanto mi piace sotto, io non piace sotto, mi piace sopra la libertà. Hai ancora, per la libertà. Loro sempre vendono droga, fai casino sempre, scusa. Ma lui? No, ah, loro. Non posso lavorare qua. Non puoi lavorare, lo stavamo dicendo, infatti. Abbiamo detto che alcune zone. Che faccio? Che era quello che ti dicevo prima, no? La stessa cosa, cioè il fatto che è compartimentato. Una rovinata, tutti rubare di cosa di turista. Mai vieni qui questa fase turista. Perché turisti non vengono qua perché ci sono problemi. Perché vengono? Dici? Oh, parla, dove andare con le soldi a nero, a TV? Tu hai troppo con lui, quello metto al collo mio. Tu ce l'hai problemi con me avanti al TV? Perché tu vieni qua? Perché? Perché voglio parlare la verità. Vedi, c'è proprio la compartimentazione. Tu fai casino con me. Ah. Dai, ma no, tranquilli, stava solo a raccontare. Hai visto? Spacciatore. La verità, tutto fino al Egiziano, Tunisia fino al Egiziano parlo, adesso. Faccia a faccia a tutto il mondo. Meglio così, La libertà. Perciò ci sono un po' di problemi qui sotto i portici per... Questa zona non posso lavorare. Polizia, mai lavori. Polizia, carabinieri, loro vieni, parlare e andare via. Cioè voi chiamate polizia e carabinieri, sì, ma non succede mai niente. Tante volte chiamato. Noi paghi il governo e comune per quella tavola, loro per forza sedi però non mangiare e allora fai casino. Capito, loro pagano comunque uno spazio al comune e poi non lo possono utilizzare perché non gente... posso lavorare, non si può. Grande problema rubare, pure fai per forza rubare cellulare. Turisti rubano. Documenta tutto. Che era quello che ti dicevo io all'inizio, uguale. Continuo, gente che arriva, perdono soldi, rubano, pregano così, pregano portafoglio, pregano documenti e così hanno perso i turisti a Roma, sai? Veramente mi siamo dispiace per l'Italia, siamo dispiace per l'Italia, per Roma soprattutto. Grazie. Vedi? Chiedi, che lavoro fai? Tu lo sai. Mamma mia, è bordaio. Loro sono stanchi, certo. Pagano dei soldi. Guarda, e vogliono... Forse noi lasciare il negozio, non posso lavorare così. Come è possibile? 20 ragazzi, 20 famiglie, guarda come... Non ti posso dire niente. Non potete dire niente perché vi vengono sotto. Arriva addosso, sì. Sempre fai casino loro, sempre. Sempre. Dalla mattina alle 6 fino alle 2 di notte. Un mese e 30 giorni. Fate qualcosa per l'Italia, non è solo per noi. Fate qualcosa per l'Italia, non è solo per noi. 30 giorni, sempre rimani qua. Io che lavori fai? Perché non pulizia qualcuno? Non chiedi perché tu sempre qua? Che lavori fai te? Perché fai casino? Loro sempre qua. Non posso. Di dove siete voi? Bangladesh. Allora ragazzi, ci hanno dato una lezione i ragazzi del Bangladesh dicendo: se tu vedi una persona che sta 30 giorni su 30 seduta allo stesso tavolino con dei soldi, perché non gli chiedi che cosa fai? Da mattina a sera. Paghiamo all'anno 10.000 euro.
pagate all'anno 10.000 euro per i tavolini, solo per i tavolini, occupazione suolo pubblico 10.000 euro. Devi parlare a volte il mondo, senti, e trovare qualcuno lo parli, prendere il mezzo, e trovare qualcuno vende il fumo, prendere il mezzo, e trovare qualcuno vende il bianco, sempre prendere il mezzo. Me atterrà qui, dove andare? Sì, te invece diverti, noi non divertiamo. Sì, io volevo anche io senza soldi sempre. Abbiamo mancato il lavoro, te invece diverti, sai, qua. Ma con la forza della libertà. Sì. Ah sì, va bene. Per libertà è peggio di così, questa è peggio di libertà. Ma è peggio come tale libertà. Sì. Vogliono ancora libertà. Sta rubinato in Roma, rubinato in Italia. Rubinato su vostro paese oppure ora lo rovina l'Italia? Loro dicono che tutto questo rovina anche il nostro paese, cioè loro hanno investito, ci lavorano e pagano tanti soldi, però è una rovina di tutto il paese, poi indipendentemente da chi è, chi non è, l'atteggiamento di stare per strada a fare questo sempre è sbagliato. Grazie, grazie, buon lavoro, speriamo meglio allora per il futuro. Ciao. Ci sono dei compartimenti in cui viene accettato un pochettino questo movimento continuo, 24 ore, dalle 6 di mattina alle 6 di sera, le persone che creano problemi. Poi, da una parte sono pittoreschi, come avete visto, e dall'altra chi sta lì, ci lavora, invece c'ha un problema, c'ha un danno economico, c'ha un problema pure grosso. Ma lui dorme sempre qua? Ma parla? Sì. Tutto a posto. Carissimi, buonasera caro, tutto bene, tutto. Grazie. Allora, quello che voglio far notare è che, ciao, vai, la comunità, diciamo, delle persone che vivono in strada, che ci fa notare quelli più problematici, come in questo caso ci dicono che questo ragazzo è da ieri che sta in questa posizione e dorme così. Ah, sei svegliato, finalmente. Tutto bene? Ci hanno detto gli altri ragazzi che è un giorno che stai qua buttato seduto. Dice 10 minuti che sta. 10 minuti. Ha detto Emanuele 2 ore fa, lui dorme qua. Dormiva in uno stato comatoso lì sullo scalino. T'eri preoccupato un po'? Sì, un po'. Oh, mamma mia, perché la gente è così, non lo so. Cioè, a voi vi capita spesso di vedere situazioni del genere? Non c'è il lavoro, non c'è niente. Lui può trovare un lavoro, capito? Quel ragazzo lì. Sì, ma è giovane, sì, capito? È una persona che può fare, che so io, mulatore, pulire qualcosa, ma non dormire sulla strada, dai. Oh. Cioè, è giovane, capito? Dopo che tu sei giovane e c'è il tuo corpo intero, puoi fare tutto quello che vuoi. Se ti manca un braccio, una mano, magari, è una persona. Però, come hai visto, non si è alzato tutto il suo corpo. Può lavorare, non può dormire. Ma che schifo uno a dormire lì. E che in stati del genere si muove. Che possa essere alcol, che possano essere sostanze stupefacenti, che possa essere una combinazione di tutto questo, ma a termini muoiono le persone e se non è per un malanno, perché vengono rapinati, accoltellati o finiscono in mezzo a qualche bega pericolosa. E lui ormai che ha visto che si è svegliato così dirà, so che ho fatto, capito? Così. No, ma secondo me si devono rendere conto. Così prende l'esperienza, esatto. E non lo fa più, si va a cercare un lavoro. Voi di dove siete? Colombiani. Colombia. Ah, tutti e due della Colombia, sì, infatti sentivo un accento un po'. Sì. Voi lavorate? Sì, io lavoro vicino al cimitero di Flaminio, lavoro io. Ah, faccio vicino le pulizie. Le pulizie al cimitero tu, Flaminio. Sì. Tu, muratore. Tu fai il muratore. Muratore, frate. Uno può lavorare, il lavoro va bene, non è una cosa, non è piacevole, però tu sai che ogni mese ce l'hai il tuo stipendio. Dormi che tranquillo. Dormi tranquillo, casa, ce l'hai di mangiare, bravo, ma non è che io mi vengo a dormire qua. Tra le varie cose è venuta una ragazza, mi ha fermato e mi ha detto, sai, sono la ragazza che ti aveva scritto per la tesi. Sì, perché io sto facendo la tesi sui NEET, ossia giovani che non studiano e che non lavorano, e attraverso i video di Simone ho comunque conosciuto una realtà differente e nella mia tesi ci tenevo comunque a far capire che molto spesso i giovani non studiano e non lavorano non perché non abbiano voglia, ma perché dietro c'è un contesto abbastanza ostico e in particolar modo noi abbiamo voluto far vedere come attraverso dei semplici video su YouTube, che poi non sono mai banali, è possibile far conoscere una realtà differente e abbiamo parlato anche del networking tour
cui Simone è stato ospite insieme a Mattia ad aprile del 2022, quindi ci tenevo a ringraziare sia Simone che Evelina. La professoressa che ha detto, andava bene? Sì, è rimasta molto contenta perché comunque ci tenevamo a far capire che molto spesso la narrazione che viene fatta sui media tradizionali non è sempre completa rispetto a ciò che poi davvero c'è dietro. Grazie. Grazie a te. E ciò ti laurei a breve. Ma se è durata poco questa cosa. Dai! Dai, dai! E che devo fare? È una foto! Fatta! Ok, la ultima! Olè, mamma mia, è bellissimo! Dai! Io Colombia, Colombia! Bellona! I love Italia e parlo poco italiano, però l'importante è che amo questo ragazzo del grande. Lui! Oh, mi ha parito, ringrazio! Wow! Olè, tu pure? Lui è più grosso! Olè, sei innamorato! Olè, è un bellissimo! Però, tutti... questo ragazzo che sta con i capelli lunghi, in la intimità, in la solitudine, sta diventando amore, sta diventando il tag della mamma. Sì, te lo giuro. Grazie, tesoro. Ciao, cara. Ciao, amore. Ciao, amore. Sei la principessa tua. Ciao, querida. Ciao, mamma. Ciao. Ciao. Qua basta che ti guardi intorno, hai di bottiglie rotte. Sporcizia, voi immaginate, questo era il parcheggio della macchina. Ciao bello, tutto a posto, si lavora? Questa è una via che ha la mercè di tutti, basta che guardi in giro. E poi mi meraviglia quando qualcuno lascia anche la bicicletta legata. Questo è un punto nevralgico perché, sai, la sala scommesse è quel luogo dove se c'hai il vizio del gioco d'azzardo, appena c'hai due soldi te li vieni a spendere. Sempre un vizio. Se perdi te vai a cercare qualche altro soldo per rigiocare, perché dipende quanto è accentuato sto vizio. Questa è la prima via parallela dopo la stazione Termini e vedi già come... Ciao! Stai tutti in fila al barbiere? Pure te. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene. E adesso me ne vado a Villa Maraini. Ah, vai a Villa Maraini. Sto facendo un percorso di recupero. Come stai? Meglio? La favola. Il contato che facevo 58 kg, ora ne faccio 76. No, infatti... Mi sono rifidanzato, ho ripreso la contattica a famiglia. Meno male. No, una cosa bella. Ma gli occhi pure stanno molto meglio, A voglia. E Villa Maraini ti ha aiutato in questo tanto, senso? Tanto, Villa Maraini è molto... Ma che cosa ti hanno dato? Qualcosa di sostitutivo o no, io facevo astinenza. Solo sulle altre crack. Ma hai detto poco. Io non ho preso mai niente, nessun farmaco, niente, la forza di volontà. Forza di volontà legata a cosa? Cioè c'hai un obiettivo? Certo, i miei figli. Io ho perso mia moglie 8 anni fa per un tumore e adesso sto lottando per riprendere i miei figli e farli star felici. Non so, affidati a te adesso. No, a mia suocera e a mia cognata. Però riuscirai secondo te a riprenderli? Sicuramente. Sicuramente. Mi fa piacere. È il mio obiettivo, quindi ci riuscirò sicuramente. Insomma, mi faccio i capelli e poi me ne torno a Villa Maraini. Ok. Mi raccomando, sì, questo è il luogo di tentazione. Ma come no, ma sono tutti bravi ragazzi, uno lui è amico, mi fa i capelli lui, mi fa. Ti ringrazio. Ma tu stai a lavorare? Sì. È il barbiere mio. Ah, e perché c'è il caffè Trombetta? È perché c'è questa parlanza. Ah, per lavoro. Ma tu sei il barbiere. Tu sei il barbiere. Sì. Ah. Qua. Il barbiere, ho fatto tipo come si dice, come vuoi. Mi fai come vuoi i capelli? Sì, sì. Barba particolare? No, questo lo faccio io. Sai? Fai tu? C'è tante cose che faccio. Fai come artista, quindi disegno... Disegni sui capelli? Sì, sì. E questo è il tuo locale? È il tuo locale rasta anche, questo. sì. Faccio anche rasta. Tipo ogni persona. Ogni persona fai diversamente. Sì. Eccolo mio occhi. Nuovo punto nevralgico, secondo me, determini, perché... Via Manin diventa, specie la sera, veramente pericoloso. Tantissima gente che passa poi di qua a un certo punto decide di cambiare strada perché ha paura di passare sotto i portici, magari preferisce camminare in mezzo. E a questo punto vediamo pure com'è la situazione negli altri portici, che adesso qua finalmente si è ripopolato dei turisti, c'è comunque gente. Però a Zozzeria lì rimane, e c'è una certa ora, chiude il bar, chiude il change, chiude tutto, terra di nessuno, e si ricomincia. Infatti guarda, molti stanno qua fuori a aspettare che si possa riaccedere di qua. Guarda, vedi che movimenti
che ci stanno. Questo ragazzetto che da là si è spostato, tipo faceva spola, no? Fanno avanti e indietro. Comunque qua è una situazione che purtroppo si continua a presentare sera dopo sera, giorno dopo giorno. Attenzione dietro ai vecchietti. Salve. Questo, signori anziani che passano qua sotto, già l'orario è poco indicativo, ombrelli rotti, scatolette rotte, attività chiusa. Sì, poi sai cos'è? Vedi il consumo di tutto qua a terra e continua la problematica. Qua che è successo? Guarda, questa è una delle cose, la cacca sul cartone e se sono puliti sul cartone, perciò qui ci vengono pure a fare i bisogni. Si sente dalla puzza, sì. Qui sempre peggio. Considerate che questo qua dovrebbe essere il transennamento per evitare che la gente cada di sotto. Più passa il tempo, più sta cosa scende, più viene abbandonata e più si accede. Perché ormai per entrare lì ci vuole veramente poco. Questi sono temporanei, però prima o poi... Però non è messo in sicurezza. Sì, prima o poi ci daranno di nuovo questo. Ciao bello! Ha messo cinto, ombrelli, cose, nulla. Guarda, no, ma devi vedere, guarda qua, Eveli. Ciao! Vedi, qua continua la situazione dove se non ci fosse questa cosa che ha messo lui, che c'ha la bancarella, tu guarda, qui finisci di sotto, eh? Te vuoi rompere in piede? Sarà piano dei sorci, qua era sempre piano, qui la sera sempre piano dei topi. Vabbè, questo è l'angolo della pisciata. E poi qua dietro, terra di nessuno, in mezzo ai motorini, bevi, pisci, fai. Qua esterno è dove in questo momento c'è più movimento. Ciao ragazzi, tutto a posto? Qua è dove ci sono più casini perché i portici mo l'hanno un pochettino messi sotto controllo. Però, fatta la legge, trovato l'inganno, sposti dei 5 metri le persone, ecco lì che ha risolto il problema. Le persone si spostano dei 5 metri, fanno le stesse cose di prima e poi si appoggiano i portici. Qua c'è un via vai dei lavoratori, dei turisti e delle persone di passaggio. E come avete visto la situazione qui alla mia sinistra, complice anche il buio, non è delle migliori. Lì dall'altra parte, sotto i portici, pure per chi ci lavora, non è delle migliori. Chi ha investito soldi si lamenta, giustamente, ma gli stessi stranieri che hanno investito soldi in Italia si lamentano. Che poi non si dica che gli stranieri fanno solo casino, perché ci stanno stranieri titolari d'attività, stranieri che pagano l'occupazione del suolo pubblico al comune 10.000 euro l'anno e hanno tantissimi locali. Perciò ricordiamoci sempre, ci sono stranieri che lavorano, si impegnano e fanno rifiorire quelle attività che altrimenti sarebbero abbandonate, e ci sono anche stranieri che gli mettono i bastoni tra le ruote, sia creandogli il problema, sia facendo sì che dopo la gente fa di tutta l'erba un fascio. Ah vabbè, ma sono tutti stranieri, perciò quello che ha lavorato 12 ore al giorno si ritrova, torna a casa e magari viene additato come quello che ha fatto casino. Comunque anche oggi da Termini abbiamo fatto il nostro resoconto, spero che sia stata chiara la situazione. Non è nostra intenzione colpevolizzare nessuno, noi giriamo e raccontiamo. Durante la camminata qualcuno è venuto e mi ha detto: ah, ma tu fai solo vedere le persone che fanno casino. Uno straniero mi ha detto questo, altri stranieri che stavano lì gli hanno risposto: ma che stai a dì, se non fosse stato per i video di Cicalone tante cose non si sarebbero risolte, tante persone non avrebbero trovato una soluzione al loro problema. C'è anche un corrente di pensiero che ci dà ragione. Vi saluto a tutti, ciao!